Oggi pensiamo alla tavola di Pasqua. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, cominciamo a pensare alla tavola del periodo pasquale. Non però alla tavola solo del giorno di Pasqua, perché oggi con me farete un segnaposto che è riutilizzabile. Quindi potrete prepararlo per tutta la settimana in cui si festeggia la Pasqua, quindi Pasqua, Pasquetta, ma anche i giorni prima, in modo da sfruttare un lavoretto in un periodo più lungo. Bene, spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco i semplicissimi materiali che occorrono per creare il nostro ovetto segnaposto. Un ovetto segnaposto perenne, quindi un ovetto riutilizzabile, un segnaposto riutilizzabile, che è una cosa molto molto rara nel mondo della creatività. Cosa ci serve? Un bel ovetto di legno, anche di gesso, quello che avete, una pittura lavagna, questa è della Bobanni, vi metto qua sotto il link per dove trovarla se lo trovo, ma vi metto anche degli altri link per equivalenti pitture lavagna, oppure se volete farvela da soli, qui dove c'è la I col pallino vi ho spiegato come crearla homemade. E ci servirà anche una pistola per colla a caldo, un pennello e poi un nastrino per decorare l'ovetto. È un tutorial molto molto basico questo, Voglio farvi fare delle cose carine ma che non vi impegnino troppo prima del pranzo di Pasqua. Quindi prendo la mia pittura lavagna e passo su tutto l'ovetto. La particolarità della pittura lavagna è che, grazie a Dio, asciuga molto molto in fretta. Potete anche farli con acrilico nero e magari nell'acrilico potete aggiungere un pochino di borotalco. Questo non darà l'effetto, darà l'effetto pittura lavagna, ma non vi darà una vera e propria pittura lavagna. Potrete scrivere sull'ovetto ma poi non cancellare con una semplice spugnetta asciutta. Dovrete passare comunque un bagnasciuga bagnato, appunto, se userete un gessetto, perché sennò vi rimane l'orma. La pittura lavagna invece consente proprio la rimozione della scrittura a gessetto totale e quindi il riutilizzo dell'ovetto. Dato uno strato, aspetto che si asciughi. Non avendo dato preparazione gessosa sotto, ma essendo passata subito a dipingere, questo proprio per accelerare il lavoro, do una seconda mano di pittura lavagna per rendere più spesso lo strato e meno ruvido anche il luogo su cui scrivere. E facciamo asciugare anche questa mano completamente. Allora, calcolo un 5 giri attorno all'ovetto e stacco la quantità necessaria di spago. Potete usare qualsiasi tipo di spago, dallo spago grezzo a questo che ho preso, per esempio, IKEA. È il Winter 2016, infatti, questo qua l'ho trovato in promozione in uno di questi cestini nella bottega, quella degli affari. IKEA! La bottega degli affari. IKEA! Lì, insomma, oppure insomma uno spago che vi trovate ad avere. Vi consiglio adesso di utilizzare la pistola per colla a caldo. Prendiamo la nostra colla a caldo e spariamo un punto lì dove vogliamo che si fissi il nostro lastrino. Io lo farò sul retro, quindi lascerò anche un po' di disavanzo e arrotolerò uno. A questo punto avremo questo. Faccio semplicemente un'orecchietta da questo lato, così, e un'orecchietta da quest'altro lato, così,
e le annodo tra di loro. Faccio un semplicissimo nodino. Se siete in due sarà più facile. Uno dei due terrà da una parte e quindi facciamo un altro nodino. Voilà! Togliamo i filini di colla a caldo, annodiamo la parte inferiore del nostro fiocchetto. Eliminiamone la parte in eccesso. Qua vogliamo essere sicuri, allarghiamo leggermente sul retro, spariamo un puntino di colla tra i fili e riadagiamoli a posto in modo che vengano fermati ma la colla non rimanga evidente. Ed ecco qui il nostro ovetto in stile veramente nordico, direi, pronto per accogliere il nome del commensale. Vi suggerisco per sicurezza di agganciare con un punto di colla anche il fiocchetto lì dove volete che stia fermo, così in modo che il nodino non si sciolga più. Eccolo qui. Io vi consiglio, per scrivere sì il gessetto normale vi sbrigate, ma con una matita a carboncino tipo il carbotello della Stabilo, insomma ce ne sono tanti in commercio, io ho questo, viene meglio perché la mina è bella dura, potete scrivere col colore del vostro nastrino. Adesso scriviamo il nome ognuno del nostro commensale preferito. Io ne ho due, però Gabriele è troppo lungo quindi scrivo l'altro commensale preferito. Chi sarà? Ecco qui, col suo nomino ben scritto, ha anche l'ovetto per segnaposto. Appoggiatelo accanto al toro. Questo sta così, vedete, il nastrino gli fa un pochettino da reggiuovo, lo fa stare un pochettino alzato, oppure lo potete fare trovare appoggiato al bicchiere o dentro un portauovo. Scegliete voi. Questa è una proposta veramente semplice per avere dei segnaposto riutilizzabili e quindi utilizzabili per tutto il periodo pasquale e non per un singolo pranzo. Spero che questa idea da ultimo minuto, facile facile, vi sia piaciuta. Io l'ho estrapolata da Pinterest, era un po' diversa, l'ho un po' cambiata, però insomma l'idea è quella e mi è piaciuto un sacco riproporvela, perché spesse volte nelle cose semplici ci sono le soluzioni migliori. Quindi buona Pasqua a tutti, mi raccomando, mangiate tante uova di Pasqua e se non le mangiate createle come segnaposti, magari con arte per te. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Visto che bello il nostro uovo lavagna, diciamo così, uno stile molto nordico, molto lineare, molto semplice, quasi un'ovvietà, però mi è piaciuta tantissimo. Quando ho visto un'idea similissima su Pinterest me ne sono innamorata. Io sono sempre un po' più bucolica, un pochettino più colorata, però ho detto ai miei amici minimal questo piace di sicuro. È un modo intelligente per avere un segnaposto che sia legato a una ricorrenza ma che non tradisca lo stile di molte case, perché diciamo la verità, la Pasqua con i suoi bellissimi colori pastello non sta bene in tutte le case. Così invece piano piano si fa largo e può abbinarsi anche con un arredamento nordico tipo Ikea o appunto Maison du Monde, un arredamento shabby chic, insomma declinatelo nello stile della vostra casa e fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi un pollice in su. Di questo io vi sono sempre grata e vi sarò ancora più grata se vorrete condividere questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi auguro una splendida preparazione alla Pasqua, vi aspetto sui miei due altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, link li trovate qui sotto nel box informazioni e naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!